Buongiorno amore mio, poi raccontiamo ai nostri amici che cos'hai oggi. Allora amore, ieri... Guardate. Che cosa? I denti? Ah, ieri hai perso un dentino, è vero, e l'altro ieri Anastasia, vero? Ah sì, a distanza di un giorno avete perso due dentini. Allora, cosa è successo? È un orologio. Cosa è successo ieri sera? Praticamente ieri sera a un certo punto, all'improvviso, ti si è bloccato il Sì, ho collo. fatto. Adesso non posso farlo perché mi fa male. Questo movimento così subito veloce e mi ha fatto male. E hai iniziato a farti molto male e hai dovuto prendere Nurofen. Abbiamo chiamato un amico che ti ha fatto un massaggio con l'olio. E stamattina purtroppo sì. E ti ha messo anche la pellicola per scaldare la parte. Ma stamattina purtroppo ancora ti fa male, vero? Quindi adesso proviamo ad andare in spiaggia, magari facciamo un'insabbiatura con la sabbia calda e vediamo se riusciamo a farlo passare o alleviare un po' il dolore. Va bene, amore? Scegli il costume. Allora, Vane, qua abbiamo solo questo qui o quello blu? Quello giallo, sai che non ho idea di dove sia in questo momento, magari a Allora, lavare. secondo. Mettiamo quello, Amore, come eh? stai? Come stai? Meglio? Abbiamo anche comprato l'arnica, abbiamo fatto un bel massaggino, adesso andiamo al mare. Oggi il tempo non è dei migliori, speriamo che non grandini pure oggi, ma non credo, dai. Ma ciao, amore! Ciao. Oggi vengono dei nostri amici a casa nostra. Dopo vengono i nostri... Facciamo degli amici, non dei Facciamo gli ghiaccioli. amici, facciamo i ghiaccioli alla menta? Sì, delle pizze tagliate da Roma. Cosa? Delle pizze? Tagliate da pizzettini, da non Ah, tagliamo a pezzettini i nostri ok, amici? no, facciamo gli ghiaccioli, Facciamo i però. ghiaccioli, va bene? Sì, E almeno anche giochiamo a Roblox. tu vuoi giocare con Santiago, vero? Tanto abbiamo la nostra faccia. Hai fatto il bagnetto? Ma com'è il tempo? È un po' No, perché va via e ritorna, nuvoloso. Va via e ritorna, va via via e dopo ritorna. poco ritorna. È vero. È tornato. È tornato il sole? Tra poco va via e poi torna? Speriamo che non piova anche oggi, eh? No, domani c'è temporale Domani, domani e sì. vengono da noi tutto il giorno. Esatto. Eh sì, domani sì. Sei contenta Domani. che c'è il temporale domani, così stiamo tutto il giorno con loro? Sì, non Eh? sta a stare con loro. Ok. Vanessina prende il sole, ha fatto il bagnetto. Vanessina! Hai fatto il bagnetto? Vane, mi stai lanciando tutta la sabbietta addosso. Prova a scendere. Ani, mi fai un favore? Mi prendi l'asciugamano? Ok. Ciao, amore. Facciamo i ghiaccioli dopo a casa? Sì? Alla menta? E poi vediamo se abbiamo qualche altro sciroppo, però non credo, che ci siano. Fammi vedere. Devi riuscire a infilarcela però. E non gira, non cade? Ma no, non dovrebbe funzionare così, dovrebbe essere automatico. Non funziona allora. A few moments later. Amore, siamo tornate a casa? E stava arrivando la pioggia, vero? Sei rilassata o hai voglia di fare una cosa con me? Pronto? Quindi non li facciamo i ghiaccioli? Ok, niente ghiaccioli. Boh, a posto, non ti preoccupare, vado a bermi un aperitivo con i miei amici. Va bene, ciao Vane. I miei amici sono già qua, quelli che bevono l'aperitivo con me. E gli altri amici forse verranno per cena. Ciao amore, dicevo ad Anastasia che volevo fare i ghiaccioli. Poi sembra che abbia cambiato idea, ma all'inizio mi ha detto no, no, voglio stare qui tutta rilassata. Tu li vuoi fare? Senti, Andiamo. aspetta, 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 vieni qua un attimo. Sono già qui, li abbiamo già tirati fuori, però ascoltami un secondo. Volevo fare uno scherzo. Volevo prepararne 5 normali e uno con il sale. Che ne dici? Ma questo noi li facciamo tutti con il sale e uno senza. No, no, poverini, dai, poi gli rimane la voglia del ghiacciolo. Visto che sarete in quattro bambi ragazzi, bambini, e sono 6 ghiaccioli. Lo voglio Vediamo se c'è qualcuno che riuscirà a prendere quello con il sale. Voglio vedere le Chiamo facce. Giulia, che ha 15 anni. Quasi Facciamo 14. Non è Giulia, è Julie. Lei si chiama Julie. Julie. Facciamo così che io e Giulia e Vanessa sono insieme e io e Santiago
Santiago siamo insieme. Vediamo. Quindi Vanessa e Giulia sono insieme e tu e Santiago siete in coppia? Se magari io prendo quello sbagliato, hanno vinto loro. Va bene. Se invece loro hanno preso quello sbagliato, abbiamo vinto noi. Ok, ma quindi, quindi a Giulia e a Santiago diciamo che è una roulette russa, che c'è la possibilità che... No, sì. Non diciamo niente. Infatti. No, non diciamo niente, perché altrimenti non c'è gusto. Tutti lo assaggiano con un po' di dubbio e capiscono. Invece così fanno... Esatto. Dai, va bene? Allora avete capito, ragazzi? Se non avete capito, guardate il video. Allora abbiamo capito che quello in centro è con il sale. No. Io... Io e Santiago siamo insieme. Non te lo ricordo. Giulia e Vanessa sono insieme. Se io prendo il sale, hanno vinto loro. Se lui prende il sale, hanno vinto loro. No, se lei prende il sale, hanno vinto loro. Ha ragione. È in coppia. Noi dobbiamo mettere quello in mezzo con il sale. No, perché quello in mezzo non lo prende nessuno. Li prendete sicuramente intorno. Quello in mezzo non ha il sale. Uno degli altri cinque sì, invece, ok? Allora facciamo questo qua, guarda. Vabbè, poi quando li prepariamo li mettiamo, dai, va bene? Ok. Dai, anche perché Vanessa nel congelatore questo qui non la possiamo mettere perché è troppo grosso, metteremo soltanto i ghiaccioli. Allora Vanessa, ci siamo? Vedo che ti sei già organizzata, quindi abbiamo la menta, l'acqua e il sale. Allora, come potete vedere, guardate, questi sono i ghiaccioli normali, sì. E questi sono quelli alla frutta con i proprio sono i pezzi di frutta. Partiamo, aprine uno. E allora vuoi la base così li appoggi nel frattempo che li prepari? La base. Ah, sì. Eccola. Quani, non vieni a farli? Allora, questa è la base Stella, non so perché. Boh. A ghiaccio non potevano fare. Allora, cosa mettiamo prima? La menta. Intanto lo appoggi. Io direi di mettere per prima la menta e poi aggiungi l'acqua. Dimmelo te, stop, Madonna, è anche nuova. È nuova? Devi sollevare il tappino e toglierlo. Che profumo! Di menta per caso. Dai, prepariamo il primo. Dimmi, Vai. Va bene. Sì, vai. Ma c'è già l'acqua. Ma no, è fatta così la menta. No. Sì, ha ragione Vanessa. Vabbè, questo è già un preparato per acqua alla menta. C'è già dell'acqua, quindi non dobbiamo nemmeno aggiungerla. Fantastico! Vai. Boom. Basta. Adesso metti il tappino. Io non la sento. Ma no. Ma nella menta. Non lì dentro, nella menta. Mettere il tappo. Chiudilo bene. Sì. È chiuso bene? Ok, prepariamo il secondo. Dai, prendi. Ricordiamoci di mettere in uno di questi il sale, ok? Ok. Ah, vero. Mettiamo nell'ultimo. Ok. Perfetto. Tappino. È bello duro. Ok, vai. Dai, Ani, preparane uno tu. Devi semplicemente riempire con la bottiglia alla menta il contenitore. Olè. Ma i sali? Il sale lo mettiamo nell'ultimo, va bene? Ok, posso farlo io? Che cosa? Ultimo! No, non è l'ultimo questo, ne mancano ancora tre. No! Sono sei, quattro. Sono sei. Ma tutti. Certo, li facciamo tutti. Ma qua c'è un bar, non ci sono. Ani. Così se qualche adulto lo vuole. Speriamo di no. Magari neanche. Pensa ragazzi che magari neanche vengono. Infatti, ed è una sfida tra di noi. Ma magari abbiamo la sfida. Ragazze, ascoltatemi bene. Non dite niente a papà e a Fabrizio e a Francesca. Cerchiamo di offrirlo anche a loro nel caso in cui non vengono i nostri amici, va bene? Sì. Altrimenti possiamo aspettare domani che vengono sicuramente a pranzo e offrirglielo domani. Hanno scritto. E chi è che ha il mio telefono? Papà? Sì. Quindi non sappiamo la risposta. Sembra musica. Ma aspetta. Mamma. Ha scritto? Sì. E cosa ha scritto? È un messaggio vocale. Ah,
Ok, ascoltiamolo. Bella mia, senti, allora mangiamo una cosa qua perché Davide è tornato adesso e ancora ci dobbiamo asciugare i capelli. Mangiamo una cosa qua e se non siete troppo stanchi dopo veniamo subito dopo cena. Ok. Vanessa, rispondi che va bene, vi aspettiamo dopo cena. No, tempo di cenare, fammi sapere tu. Cosa? No, tempo di cenare, fammi sapere tu. Sì, sì, digli, va bene, noi vi aspettiamo, noi siamo a casa. Ragazzi, quindi vengono dopo cena, sì. Giusti per il ghiacciolo, giusto? Dai, Vanessa e Anastasia, veloci su! Anastasia, fatti male, mi raccomando. Guarda, eh. Guarda, cosa so fare. Vediamo cosa sai fare. Poi magari stasera lo finiamo, stasera faccio vedere. Ah, stasera ce lo fai vedere. Ascolta Anastasia, ascoltami bene, non devi ridere, perché io ti conosco troppo bene, so già che tu riderai e farai capire a loro, guarda che Giulia è grande, lei lo capirà. Giù c'è il ciuccio. No, ciuccio, ciuccio. Ah, brava, ciuccia il ciuccio così non ridi. Ecco, allora, tieni la bocca occupata. L'ultimo. Ani, l'ultimo, questo è quello con il sale. Mettiamo prima il sale. Mettiamone un bel po' di sale, perché si deve sentire subito. Sì. No, tantissimo ce ne vuole. Niente. No, aspetta, Ani. Ma perché? Vabbè, dai, lo stesso. Madonna, anche mettiamo il vicino. Ancora sale, vi aiuto. Aspetta, io, dai. Mamma. Guardate, Madonna. Ragazzi, ancora, no. Ancora. Adesso abbondiamo di sale. Il primo morso deve essere devastante. No, vado io. Dai, uno vane e poi basta, però, perché ce n'è abbastanza adesso. Ok, ragazzi, ci siamo. I ghiaccioli non sono pronti, perché adesso li mettiamo nel congelatore. E ci vediamo dopo quando arrivano i nostri amici. Mm-hmm. E gli offriamo i nostri ghiaccioli super buoni, giusto? Sì, super buoni. A few moments later. Vane, sono arrivati i nostri amici. Sei pronta? Ah. Sei prontissima? Solo che non vedo Anastasia. Allora, prendi i ghiaccioli, chiamiamo Santiago e Anastasia e Julie. Ciao Ani, sono arrivati i nostri amici, finalmente possiamo mangiare i ghiaccioli che abbiamo preparato. Li prendi tu piano piano, sono in piano piano che si aprono. Mettili qua. Mettili qua. Brava. Ok, dammi, prendi gli altri, li metto io. Ok ragazzi, i ghiaccioli non sono ancora pronti e purtroppo Anastasia, estraendoli dal congelatore, ne ha rovesciato uno e potrebbe essere proprio quello. Quindi aspettiamo che siano completamente pronti e vediamo se riusciamo con lo scherzo. Ascolta, c'è stato un piccolo problema con questi ghiaccioli, che non si sono mai formati. Non si sono formati. Ma perché non siamo stati così bravi? Poi c'è stato un disastro, guarda. Apri. Si sono tutti aperti. Prova a prenderne uno. Vedete ragazzi? Riesce? È liquido? No, come faccio? Aprilo tu. Guarda, tira su, tira su. E si sono formati. Com'è? È buono? No. È salato? No, dai, dici che è quello? È forte. È forte. Magari dovevamo diluirla questo liquido che era già nella bottiglia. Era meglio farlo una a testa. Una alla volta. No, ma secondo me era giusto il procedimento, però non si sono formati e quindi non abbiamo potuto finire questo. Proviamo questo. Non si sono formati. Dai, rimettilo dentro, mettilo nel congelatore e vediamo se domani mattina sono pronti, ok? Ah, questo. Tanto ne approfitti e li assaggi. E questo qui. Dici? Vabbè, intanto i nostri amici se ne sono andati perché non abbiamo potuto neanche. Vengono domani a pranzo, non abbiamo potuto dargli il ghiacciolo nella speranza che prendessero quello al sale, quindi il video finisce qui, allora iscrivetevi al canale, abbassate la campanella, lasciate un pollicione in su!